Ciao, ciao a tutti e bentrovati. Eccoci di nuovo qui per fare un altro album. Siete contente? Allora, faremo un altro album con, come potete vedere, con questa collezione. Ho scelto questa collezione perché, non so, vediamo un attimino. Io di solito mi spingo molto sul vintage perché appunto è una delle tecniche. E degli stili a cui tengo tantissimo, però questa volta voglio fare qualcosa di più moderno, ecco. E ho scelto questa, Vivere l'istante presente. Questa è la traduzione in francese, dal francese in italiano, delle carte della toga. E quindi vorrei fare un album con una struttura di vecchio stampo, cioè voglio utilizzare le buste del pane, vi ricordate? Sono state del mio primo amore queste strutture. E quindi vi farò vedere come rilegarle, come poter fare un carinissimo album con le buste del pane. Ovviamente io ho deciso anche di usare queste, che sono un regalo che mi fece un'americana quando abbiamo fatto uno swap. E quindi mi mandò queste buste e niente, quindi vi faccio vedere come strutturare un album con queste buste per chi ancora non l'avesse visto, così lo faremo insieme. Vi avviso anche che nel periodo di gennaio io dovrei prendere l'assortimento di questo genere di buste. Dovrebbero arrivarmi in diversi colori, comunque vi farò sapere appena, insomma, appena arrivano, ecco. Metterò tutto su Facebook come faccio sempre, così se avete voglia di provare questo genere di struttura, sappiate che nel mio negozio troverete anche le buste del pane con il fondo, ecco, il fondo largo. Adesso volevo farvi vedere queste carte. Prima di iniziare a preparare la struttura, così magari vi faccio venire la voglia di prenderle. Allora, vediamo un po'. Questa ovvio è da scartare, la copertina. Guardate, molto carine. Questa parte. Poi abbiamo quest'altra con l'orologio. Molto belle. Questo. Devo dire che, ecco, anche queste sono abbastanza carine. E quindi qui abbiamo tutti questi disegni che possono servire per fare gli sfondi. E siccome la busta, ecco, non è proprio un 30x30, abbiamo la possibilità appunto di fare diversi tagli con una sola pagina. Ed essendo 9 fogli, credo che ci bastino tutti. Comunque farò io la prova, ecco. Molto carino, molto molto bellino. Ecco qua. E qui abbiamo anche, volendo, un foglio dove ritagliare tutti questi motivi. Perfetto. Ok, ora che abbiamo visto la carta, possiamo procedere con la struttura del nostro album. Innanzitutto ci dobbiamo preparare delle striscette, e fatene un pochino, delle striscette che abbiano 2 pollici di larghezza e la larghezza che equivale alla larghezza della busta. Non vi do la misura perché molte volte capita che le buste sono diverse tra quelle che comprate, insomma, non è che ci sia per forza questa misura. Quindi andrete a ritagliare il cartoncino sempre in 2 pollici, ovviamente di larghezza, e la lunghezza sarà la lunghezza della busta. Ok? Perché come potete vedere, ecco, questa per esempio è una busta diversa, quindi ha una larghezza diversa, una lunghezza diversa. I cartoncini saranno di conseguenza diversi. Quindi
facciamo questo lavoro qui e poi le andiamo a piegare in questo modo, cioè le pieghiamo a metà. Ok, le pieghiamo tutte a metà. Ok, poi prendiamo la prima busta e vedete che ha il fondo largo, andiamo a piegarlo e calchiamo un pochino qua per appiattirlo un po', in modo da, ecco, diventare così. Come sapete, le buste non sono proprio precise, quindi anche volendo essere perfette nell'assemblare, non state lì a perdere tempo, perché ovvio, dovete fare le cose precise, però se sono leggermente non perfette, non ve la prendete con voi stesse, perché comunque la colpa è delle buste che non le fanno perfette. Quindi adesso prendiamo il nostro cartoncino, la nostra striscetta e andiamo a mettere in questo modo qua, cioè dobbiamo mettere, incollare la parte, questa parte della metà della striscetta nella prima, all'interno, ecco, dobbiamo metterla all'interno, però qua per il momento non lo incolliamo, ma lo incolliamo qui. Ok, quindi andiamo a prendere il nostro biadesivo, almeno io uso quello, voi usate quello che vi piace, perché so che molte hanno il terrore del biadesivo e usano, diciamo, la colla. Dipende dal tipo di biadesivo e dal tipo di colla. Comunque, io adesso lo metto qui. Quindi andiamo a posizionarlo proprio all'estremità del cartoncino, così che quando si incolla questa parte sia facilitata nel girare. Ecco, adesso vedete, poi capite. Quindi andiamo a eliminare questo. Lo mettiamo esattamente così. Ok. Mi spiace che è nero e magari non riuscite a vedere, però dai, si vede bene. Oh, adesso prendiamo l'altra busta, così facciamo sempre lo stesso lavoro di appiattimento, così, l'altro lembo lo andiamo a mettere qui, a incollare qui, così. Ok, quindi prendiamo l'adesivo, andiamo a posizionarlo qui, ma guarda, poca luce, ok. Quindi andiamo a mettere questa parte, ce l'abbiamo così la busta, no? Noi questa parte l'andremo a incollare così. Ecco qua. Ok? Poi prendiamo l'altra parte e facciamo la stessa cosa. Quindi la prima la incolleremo in questa qua e la seconda qua.
Eccole le campane. Qualcuno aveva nostalgia? Eccole qui. Perseguitata dalle campane. Ok. Quindi prendiamo e infiliamo all'interno. Così. Perfetto. Ecco, vedete che non è proprio preciso preciso, perché le buste non sono tutte uguali, ecco, quindi anche volendo non ci riusciremo mai. Oh, adesso cosa facciamo? Dunque, io ho fatto una struttura che ha quattro buste. Volendo si può fare anche più grande, quindi io vi do anche solo degli spunti per poi personalizzarlo come piace a voi, ecco. Quindi poi cosa facciamo? Andiamo a ritagliarci altri due pezzi di cartoncino, sempre di quello che abbiamo usato per la rilegatura, e lo facciamo largo quanto è la busta, perché questo andrà posizionato in questo modo qui, e sarà la parte che andrà incollata alla copertina, ok? Quindi questa è la parte incollata nella copertina. Lo facciamo così sia da una parte che dall'altra. Dopodiché andiamo a controllare la larghezza di questo, diciamo, di questa rilegatura, ecco, delle pagine, la larghezza. E in base alla larghezza andremo a fare il dorsino. Ok? Quindi faremo il dorsino in base appunto a questa larghezza, che sarebbe questo. Vedete anche qua il dorsino. È leggermente più grande perché deve avere un po' di margine, però noi andiamo a crearlo appunto in base alla larghezza di questo. Ok, adesso procediamo con incollare questo. Prepariamoci questa struttura e poi adesso, una volta preparato il dorsino, che sarebbe questo così, andiamo a rilegare la copertina. Quindi la copertina andrà fatta in misura della lunghezza delle vostre buste. Quindi regolatevi un pochino voi, poi chi più o meno la misura. Ecco, sarà leggermente più grande della busta stessa, perché non deve essere l'album, non deve essere, non deve fuoriuscire neanche da una parte o dall'altra, ecco. E quindi dovete farla leggermente più grande, come ho fatto io qua, in qua. Ecco, vedete? Proprio pochino, mezzo centimetro da una parte e dall'altra, ecco. Ok, quindi andate a ritagliarvi un altro pezzo di cartoncino, sempre dello stesso colore che avete adoperato per la rilegatura, e incollatevi il dorsino. Allora, io in questo caso l'ho fatto largo quanto ovviamente è larga la busta, anzi, è largo il dorsino, giustamente, e quanto diciamo un 5 pollici, che sarebbe poi la parte che andrà diciamo fuori la copertina. E adesso vediamo come questo andrà al centro, quindi lo incolliamo con sempre il mio adesivo forte. E poi magari li metto anche un filino di colla. Ok, adesso guardiamo come farla. È facilissimo fare una copertina, è più facile farla che spiegarla, credetemi. Rinforzo un po'.
poi la vado a mettere al centro. Anche se non è perfettamente, diciamo, uguale da una parte all'altra, non importa, perché adesso vedete il perché. Dunque, poi prendiamo la copertina e adesso andiamo a posizionarla, ovviamente, in questo modo. Così e così. Ok, adesso andiamo a incollare. Allora, per l'incollaggio procediamo in questo modo. Mettiamo nella parte nera del cartoncino il biadesivo all'estremità, e così facciamo anche nella copertina da questa parte, in modo che sia da questa che da questa viene incollato. Ok? Quindi facciamo così, così. La distanza io la prendo sempre a occhio, però se voi non vi sentite sicure, adoperate un cartoncino che separi, ecco, le cose. E voilà. Ok. Adesso prendete un bulino o qualsiasi cosa e incominciate a farle la piega in modo da dargli la forma. Ecco qua. La forma è andata. E adesso non ci resta che rilegare il tutto, cioè incollare, assemblare, che dobbiamo fare esattamente in questo modo. Allora, dobbiamo innanzitutto chiudere questa parte, poi ecco, fare in questo modo qui e poi piegare. Ok, quindi procediamo nell'incollare tutte queste queste parti del nostro album, o se no diventa una fisarmonica. Ok, quindi andiamo avanti con l'incollaggio. Ecco qua. Allora, mi raccomando, per incollare non incollate proprio all'estremità, ma bensì al centro, con un pezzettino di, appunto, biadesivo o colla, quello che preferite, e dovrebbe risultare un po' così a fisarmonica, in modo da avere un po' di gioco nel dorsino, perché dovete sapere che incolliamo solamente questa parte, ma non questa, ok? Quindi mettetelo al centro. Ok, poi vi renderete conto che, appunto, rilegando e incollando tutto, che le buste non sono precise, quindi vi troverete con questa scaletta qua. E cosa fate? Prendete un righello e tagliate in maniera uguale. Quindi fate questa cosa qui. Se poi volete la ricciatura nel bordo, prendete un paio di forbicine decorative e glielo passate. Ok, ecco qua. Quindi abbiamo fatto sì che tutto diventasse pari. Voilà. Ecco qua, ora possiamo procedere con incollare. E come lo incolliamo? Questa parte deve andare, faccio prima farvelo vedere, ecco, adesso noi facciamo così, prima cosa
Mettiamo il nostro biadesivo qua. Voilà. Così. Poi lo andiamo a mettere anche qua. In pratica lo mettiamo su tutta la superficie, ok? Le forbici, eccole qua. Quindi partiamo da qui. Ovviamente. Quindi adesso andiamo a incollare. Procediamo. Ok. Me lo metto un po' così, almeno riesco a lavorare meglio. Ok, adesso questa parte deve, sono un po' controluce, la parte della piega dovrà essere pari alla piega che c'è qua nella copertina, quindi è un lavoro di molta attenzione e questo dovrà essere incollato qui. Ok. Quindi questo è leggermente più piccolo perché ricordate che la copertina è un po' più grande, quindi ok, me lo metto proprio qua. Lampada, quindi andate a mettere il tutto un po' al centro. Non vedo perché, ecco qua. Ecco qua, sono riuscita anch'io ad andare un po' storto, ma non importa. Ecco qua, l'ho fatto. Risulterà in questo modo. Ovvio ci vorrà un po' per sistemarlo un po', però eccolo fatto. Eccolo qui. Adesso dobbiamo andare semplicemente a rivestirlo. Facciamo anche le targhettine da infilare all'interno di ogni bustina. Ok? Voilà.